Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale. Siamo alla puntata numero 30. Questa sera siamo in contemporanea con la partita della Nazionale di Calcio che sta affrontando a Palermo, allo stadio della Favorita di Palermo, l'Albania, in vantaggio per 1-0, ha segnato Daniele De Rossi su calcio di rigore. Il Pescara invece continua a perdere, perde pure a Bergamo, ma Zeman sotto sotto, almeno da quello che stiamo vedendo in settimana, sembra non aver perso ancora tutte le speranze. Di questo e molto altro parleremo nella puntata di questa sera, a partire ovviamente dal nostro bomber che fino adesso non si è mai infortunato e noi ci auguriamo che succeda così fino alla fine del campionato, Giancarlo Febbo del Corriere dello Vi Sport. ringrazio, buonasera a tutti. Anche se stasera, se mi infortunassi stasera, sarei Staresti 21 bene, diciamo dorato. che non ti sei infortunato perché godi dell'amicizia di un amico di Calcio Totale. Noi siamo sempre contenti quando possiamo averlo come ospite, il professor Vincenzo Salini. Buonasera, Buonasera, professore. buonasera a voi. Grazie, professor Vincenzo Salini, come sapete è il responsabile dello staff medico del Pescara, è primario all'ospedale di Chieti e ultimamente le abbiamo fatto anche gli auguri in diretta Altrove, televisiva, ha avuto anche un altro incarico di prestigio lì all'interno dell'ospedale, insomma, però i carichi di lavoro, diciamo, sì. Più o si meno sono riescono a sempre quelli, sopportare. sì, sono una medaglia, in realtà si lavora sempre come prima. E sappiamo, non sveliamo nessun Più di segreto, che è prima. stato negli Stati Uniti per lavoro, è stato Sì. un viaggio lungo, mi stava dicendo, Molto, soprattutto sì, al ritorno. molto lungo, sì. 13 ore di aereo, San Diego, non è dietro l'angolo purtroppo. E come ha ritrovato i ragazzi di Zeman, soprattutto poi vedremo nel corso della trasmissione, vediamo che il mister, diciamo, non cedere di un millimetro, gli ha fatto fare i gradoni anche questa settimana, quindi supplemento di fatiche. Li ha trovati bene, sono Sì, tranquilli. vabbè, sì, i ragazzi sono tutti abbastanza tranquilli, è normale che quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre un minimo di, c'è una scossa che può essere positiva o negativa, però vedo che i ragazzi comunque l'hanno presa bene, lavorano con entusiasmo, quindi è normale, il mister lo conosciamo, il mister è così, non esiste il grigio, il bianco e il nero e quindi tutti si devono allenare al massimo. Del resto, diciamo, il lavoro, ma questo non vale solo per Zeman, vale per tutti, in particolare per Zeman, il lavoro sul campo paga. Questa sera stiamo vedendo in campo alcuni dei frutti del lavoro del mister, perché in pratica gioca l'Italia, ma è un po' come se giocasse il Pescara di quel fantastico 2012, no? Eh sì, infatti i Magnifici Tre, come li chiamavano, erano assolutamente tre calciatori che a Pescara non so quando potremo rivedere di quella portanza. Comunque siamo felici di averli avuti e ci hanno fatto vedere veramente un'annata straordinaria. Speriamo di ripeterla magari l'anno prossimo, chissà, chi lo può dirlo. Infatti Giancarlo, al di là della Sì. promozione, che resta comunque un Vabbè, elemento certo. importante, perché insomma, ha fatto felici sia il tifoso, sia il giornalista, sia il semplice cittadino di Pescara, l'aspetto più importante, forse ancora più del gioco spumeggiante di quell'anno e dei 90 gol, è stato ammirare questi tre fuoriclasse da vicino. Certo, poi c'è anche la circostanza che venivamo da 20 anni in cui la Serie A non si era vista e soprattutto c'era anche un minimo di dubbio, prima tu non l'avevi, però Però io sono diciamo, fideistico, diciamo, no, quindi. diciamo, complessivamente uno poteva, non sapeva come sarebbe andato a finire, anche perché non dimentichiamo le circostanze che Immobile è arrivato al ritiro concluso, quindi è stata una cosa, penso, diciamo memorabile, l'abbiamo detto tutti, ma forse probabilmente irripetibile, però Irripetibile, sì, perché si è ce la creata gustiamo. una. Si sono create una serie di condizioni per cui molti giocatori poi hanno avuto una grandissima carriera, in particolare questi tre, poi lo vedremo anche nell'editoriale, in particolare Verratti, Insigne e Immobile, diciamo, hanno avuto poi una carriera molto luminosa. Stiamo aspettando e ci raggiungerà tra breve Il lavoratore del gruppo, il il vero lavoratore del lavoratore del gruppo, che è gruppo. Giovanni Dondonati, stanno chiudendo le pagine al centro, quindi magari ci porterà qualche ultima novità. Io intanto saluto Dino D'Angelo dalla regia e gli chiedo di mandarci in onda l'editoriale. Yeah.
sconfitta, ma Zeman sembra credere nella salvezza. Cambiano gli avversari, ma non cambia il risultato. Il Pescara, edizione 2016-2017, sa solo perdere. Anche a Bergamo, i biancazzurri confermano il momento non felice che dura dall'inizio del campionato. Non ci sono segnali positivi, né singoli, tantomeno collettivi. Eppure, Mr. Zeman è sempre concentrato sull'obiettivo salvezza. Lo si evince dall'intensità con cui fa allenare i calciatori a disposizione e dalle cure con cui prepara ogni singola seduta di allenamento. Certo, è il suo lavoro ed è un professionista, ma nel suo sguardo è possibile cogliere il senso della sfida. Mentre il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale di Ventura, in Lega si registra una spaccatura netta sulla suddivisione dei diritti televisivi. Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e Fiorentina fanno saltare il tavolo e non si dicono disposti a continuare la discussione. Anzi, le parole di Adriano Galliani sembrano non lasciare nessuno spazio alla mediazione. La frattura è insanabile, dice l'amministratore delegato del Milan. Noi rappresentiamo l'80% dei tifosi italiani e abbiamo deciso di lasciare il tavolo in quanto abbiamo appurato che è impossibile trovare una soluzione. Fossi io a quel tavolo gli risponderei così: fatevi un campionato a 6 squadre. A distanza di 5 anni dalla memorabile promozione in Serie A del Pescara targato Zeman, tornano in auge, tutti e tre insieme in nazionale, gli ex gioielli biancazzurri che abbiamo avuto la fortuna di ammirare in riva all'Adriatico. Nel frattempo sono diventati tre calciatori di valore assoluto. Verratti è conteso dei migliori club europei. Insigne farebbe la differenza in qualunque campionato e in qualunque squadra e Immobile segna gol a ripetizione. Tutte e tre continuano a ringraziare Zeman per la loro crescita e per quel campionato indimenticabile. Il tempo, si sa, è sempre galantuomo. Buon calcio a tutti. Giancarlo, vedevamo Immobile con quel cappello la notte della festa che è culminata con quella bellissima sfilata per tutta la città poi in Piazza Salotto e magari chissà sarà di buon auspicio anche per stasera, magari segnerà uno dei tre nella partita di questa sera, anche se questa sera l'importante è vincere, l'Italia lo sta facendo già dal decimo del primo tempo. Allora io partirei proprio dalla parte finale, ne avevamo già iniziato a discutere. Per Verratti, che già gioca in una grandissima squadra, perché Paris Saint-Germain, ricordiamo, è una squadra fatta di campioni, ha vinto tutti gli anni, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa di Francia, è spesso considerato e valutato il miglior calciatore francese, anche prima di Ibrahimovic, quando giocava Ibrahimovic, però quest'anno potrebbe cambiare squadra. Sì. Le squadre che sono in lizza, si parla del Barcellona, del Bayern di Monaco, insomma, club di primissimo livello, quindi avevamo davvero un diamante in casa e ce lo siamo goduti. Sì, certo, anche a vederlo, però è chiaro, parlando di loro, diciamo, può anche aumentare il rimpianto, quindi magari, ecco, guardiamo e speriamo che ci sia qualche, no, immagino che non ci sarà un altro Verratti nel Pescara del futuro, però no, sicuramente non ci sarà, però speriamo che ci sia un gruppo di giocatori che ci dia soddisfazione a prescindere dalla qualità, che non potrà mai essere come quella di Verratti. 5 anni Verratti fa, certo. Abbiamo visto per più anni. Professor Salini, Verratti prima dell'arrivo di Zeman aveva sempre manifestato una serie di contrattempi, diciamo, fisici. Da un punto di vista fisico. È un caso poi che con l'arrivo di Zeman questi problemi siano spariti, oppure è stato semplicemente un'evoluzione fisica del ragazzo che cresceva? Secondo me sono accadute entrambe le situazioni, perché lui sicuramente è passato da una fase di adolescenza inoltrata all'età adulta e poi soprattutto con il mister ha trovato una persona che non gli concedeva nessun tipo di alibi e quindi doveva necessariamente allenarsi. Lui ogni tanto allora provava ancora a manifestare qualche piccolo fastidio, ma insomma con Zeman o ti alleni o non ti alleni, quindi lui non accetta né il lavoro differenziato né il lavoro parziale, quindi diciamo che io penso che tra tutti i calciatori che sono stati a Pescara in quel periodo, compresi anche Immobile e Insigne, penso che Verratti è quello che ha beneficiato più di tutti della presenza di Zeman sicuramente.
Del resto, cambiando grandi giocatori, penso per esempio in questo momento rispetto a quello che le diceva, per esempio a Francesco Totti, il ritorno a Roma di Zeman si dice gli abbia prolungato la carriera. Quindi le volevo chiedere, fa quindi la differenza avere una preparazione, in questo caso non parliamo dello Zeman allenatore, ma dello Zeman preparatore atletico, insieme ovviamente al professor Ferola. Può fare la differenza un modo di allenarsi rispetto ad un altro? Mi pare. Beh, sicuramente sì, lui ha un modo di allenarsi che molti definiscono troppo duro, alcuni definiscono antico, però in realtà è un modo di allenarsi che qualunque sia la definizione che noi gli vogliamo dare, è sicuramente un modo di allenarsi che porta dei risultati, perché comunque le squadre possono avere, le squadre di Zeman anche nella sua storia calcistica possono avere avuto altri tipi di problemi, ma sicuramente il problema non hanno mai avuto è quello della corsa, quindi sicuramente è qualcosa che paga, su questo siamo certi. E qui certo, la mia domanda sorge spontanea. No, dico, ha ragione il professor Salini. No, prego, fai prima la domanda. No, vabbè, chiaramente quella relativa agli allenamenti, perché noi la faccio un po' articolata, ma la potrei anche fare secca, però diciamo che la faccio articolata. Quell'anno l'abbiamo vissuto, la squadra era sicuramente più giovane, però il campionato era più lungo, si allenavano sempre con molta intensità e giocava quasi sempre lo stesso 11 perché non si faceva male mai nessuno. Quest'anno è stato molto diverso, alcuni danno la colpa al campo sintetico, probabilmente, io non lo so, però diciamo considerato, chiedo al responsabile dello staff medico, penso che non ci sia persona più indicata per sapere come mai tutti questi infortuni. Non è una domanda che mi crea imbarazzo, perché non voleva essere imbarazzante, perché è una domanda che mi fanno da settembre, quindi posso rispondere con una risposta sempre. Io penso che il problema non sia da trovare in un solo aspetto, ma sia un problema molteplice. Il primo problema è dato dal fatto che sicuramente abbiamo nella rosa alcuni calciatori che hanno alle spalle una carriera importante, anche un po' logorati, importante, diciamo, ma lunga, e quindi è normale che magari abbiano una maggiore possibilità di infortunarsi. Un altro problema è il fatto che sicuramente il campo sintetico non facilita questo, e soprattutto il campo sintetico del Poggio, che comunque è un bel campo, ma è un campo che ormai ha più di 6 o 7 anni. E come terzo aspetto, forse quello preponderante, è sicuramente l'aspetto fortuito, perché molti degli infortuni sono stati fortuiti in realtà. Ricordiamo uno per tutti, quello di Bovo, piuttosto che altro, insomma, e quindi voglio dire. Magari col fatto che abbiamo una certa età, tra virgolette, ci mettono più tempo a recuperare. Beh, è normale, quello sicuramente, però penso che più o meno i nostri problemi sono problemi anche delle altre squadre, per giocatori di quella stessa età, di quella stessa esperienza, perché in realtà se noi vediamo calciatori più giovani o più integri, non è che abbiamo annoverato grandissimi infortuni. Sto guardando le foto adesso di Benali per esempio non si è mai fermato, quindi voglio dire, c'è un po' l'evento sfortunato e un po' il fatto di avere dei calciatori molto, dei giocatori esperti, e quindi l'esperienza significa aver disputato tante partite, e quindi quello automaticamente. Guardando le foto, scusa, volevo inserirmi per dire che abbiamo le foto scelto. Sono tutte di Massimo Mucciando, lo ringraziamo, che sono quest'anno abbiamo chiesto in particolare che ci fornisse delle foto da cui si potesse vincere la struttura fisica, il modo di stare in campo. Mi pare che queste foto appunto non abbiano bisogno di didascalie e spieghino abbastanza qual è la condizione. Adesso stiamo vedendo anche Muntari, che Giancarlo sembra anche essere migliorato, già dimagrito da un punto di vista fisico, mi pare già molto meglio di quando è arrivato, no? Io l'ho visto bene, sinceramente, l'ho visto che in crescendo, poi chiaramente è partito da una condizione fisica non ottimale, per usare un eufemismo, però stanno migliorando tutti. So che Bruno oggi ha parlato Bruno stasera, ha detto che ci vuole del tempo per assorbire, però tutto sommato in allenamento certi miglioramenti si notano. Poi in partita ci vorrebbe un altro campionato, forse. Ci vorrebbe un altro. No, io volevo concludere il mio trittico di domande con l'ultima, diciamo,
l'ultimo aspetto che spesso viene messo in discussione, cioè quello dell'intensità degli allenamenti, ma non dell'intensità intesa come corsa, perché Zeman sotto questo punto di vista in assoluto penso che sia il più duro di tutti, però l'intensità nelle partitelle che c'è stato prima, per cui sono scaturiti parecchi infortuni. Ecco, io ricordo che ai miei tempi, ai tempi di Oscar, in genere durante la partita, parla per sé, Giancarlo, sì, no, ai miei tempi, un po' prima dei tempi tuoi, no vabbè, io sono più anziano di Oscar, però ecco, ricordo che magari durante la settimana, quando andava a vedere che giocavano Repetto, Nobili, Zucchini, non è che facessero una cosa troppo estrema durante la settimana. Adesso invece si usa allenare l'intensità, perché se non prendi l'intensità in allenamento dopo non riesci a trasferirla in partita, ma questo può causare anche degli infortuni, ovviamente. Beh, è normale, è come un'auto, se noi la mandiamo ogni giorno, la spingiamo al massimo, è normale che poi l'auto ha più possibilità di avere dei problemi, questo è normale, ma sono diversi modi, ogni staff, ogni allenatore ha un modo diverso di lavorare. Sicuramente una delle prerogative di Mr. Odd era quella di lavorare molto intensamente con delle partitine durante la settimana, e quello durante le partitine significa dare il massimo, e quindi quando si dà il massimo a volte si possono anche creare degli infortuni. Si possono annoverare degli infortuni muscolari piuttosto che traumatici. Ad esempio, ricordiamo quello di Odd, quello di sempre di Bovo, che è veramente stato un caso assolutamente fortuito. Quindi mi pare di capire, però non so se era così, diciamo, sistematica la sua riflessione. Con Odd c'era un'intensità maggiore nelle partitelle, mentre con Zeman probabilmente c'è un'intensità maggiore nell'allenamento fisico e la partitella ha meno possibilità. Io sinceramente devo dire, non è che sono... No, non l'ha detto lei. Purtroppo per motivi di lavoro non sono sempre molto presente durante la settimana, però da quello che vedo, da quei pochi allenamenti che ho seguito, sicuramente questa differenza c'è, cioè Mr. Zeman lavora molto sull'aspetto fisico. Mr. Odd lavorava sempre sull'aspetto fisico, forse associato al pallone, quindi un modo diverso di lavorare, sicuramente. No, io dagli allenamenti che ho visto... Intanto possiamo salutare Giovanni, sì, che è arrivato. Buonasera Giovanni, eccolo qua. Grazie a Dino pure per lì. Da quello che ho visto io, diciamo, però forse perché erano le prime settimane, l'aspetto atletico della corsa è durissimo. Poi durante la partitella si ricerca più il movimento... l'intensità nei contrasti, sinceramente, sì. No, più che l'intensità dei contrasti, più che l'intensità proprio della partita vera, si cerca ovviamente di si più in questa fase, però è anche vero che bisogna memorizzare che è appena arrivato. Domanda a bruciapelo a Giovanni, dai, chiediamogli dell'editoriale che non ha sentito. No, Giancarlo, no, sì. Introduciamo Giovanni così. No, parliamo per un attimo, prima di andare in pubblicità, abbiamo ancora qualche minuto, l'archiviamo subito perché diciamo, un po' andremo a vedere il tema tattico, la partita con l'Atalanta, però che partita è stata questa? Allora, guarda, ha mantenuto il comune denominatore delle quattro sconfitte, cioè che il Pescara è riuscito a prendere dal diciannovesimo in 7 minuti, in queste 4 partite sembra in svantaggio. Quindi è anche vero quello che dice Zema, che poi già tu, una squadra con dei problemi, ci vai pure in svantaggio. Chiaramente sono stati sempre errori individuali. Mi dispiace dirlo, per esempio domenica, palla in possesso del Pescara, guarda caso, gol dell'Atalanta. Nel caso di domenica ha sbagliato il capitano, Memusciai, altre volte avevano sbagliato altri. Anche Zampano lì non è che sia stato, perché nel momento in cui l'avversario tira tutti i giri di schiena non è il massimo, diciamo, per un difensore. Però sono partite in cui il Pescara è partito sempre sotto. In effetti l'ha fatto notare pure il mister, che ha detto contro il Genoa siamo andati in vantaggio, magari se fossimo riusciti ad andare in vantaggio. Purtroppo era proprio una zona d'ombra che c'ha, è successo sempre in questi tutte e quattro. Giovanni, sei d'accordo con questa analisi di Giancarlo? Queste sconfitte frutto di questo aspetto e dell'aspetto che derivano quasi tutte da errori individuali, che però mi pare essere un po' un elemento di continuità pure con la gestione di Oddo, no? Assolutamente,
Pescara ha pagato tantissime distrazioni, tanti punti buttati, anche in partite dove avrebbe potuto raccogliere, non dico la vittoria, però quantomeno un pareggio. Però secondo me questi 2 mesi che sono passati dalla chiusura del mercato, quasi 2 mesi, dimostrano secondo me che il Pescara è forse inferiore rispetto alla squadra che aveva prima, un po' per gli infortuni che ci sono stati. Rispetto al girone di andata? Secondo me sì, stavo facendo questa riflessione oggi pomeriggio. È chiaro ovviamente pesano gli infortuni, perché è chiaro che senza Gilardino inferiore. A parte Gilardino, io credo anche a centrocampo abbia perso un po' di ricambi il Pescara, perché Cristante era un titolare praticamente all'inizio, poi c'era anche Aquilani che ha giocato le sue partite, sono partiti entrambi e sono stati sostituiti da chi? Da Cubas, che non ha praticamente mai giocato. Muntari. E da Muntari, che è arrivato in condizioni fisiche precarie. Io credo che la squadra sia stata indebolita a gennaio. Sì, che poi la coincidenza è che questi due giocatori, secondo me, con il gioco di Zeman sarebbero stati titolarissimi, Aquilani e Cristante. Però quando sono arrivati non si sapeva. Però non si sapeva. Cioè. Allora direi, Dino, di andare in pubblicità e poi rientriamo con i migliori in campo, ci si fa per dire, e poi proveremo a stabilire un collegamento telefonico per allargare lo sguardo e parlare di un tema che era presente nell'editoriale, di cui cominceremo a parlare anche dopo la pubblicità, che è quello di questa spaccatura che si è avuta in Lega sulla suddivisione dei proventi che scaturiscono dai diritti televisivi. Eccoci rientrati, dobbiamo tenere a freno Giancarlo Febo, perché da centravanti giustamente cerca sgomita, cerca spazi. Allora Giovanni, andiamoci a vedere i migliori in campo di questa settimana e vediamo in una partita pure che ha visto Pescara perdente, suppongo che i voti non siano eccezionali. Ovviamente, diciamo soltanto una sufficienza, il migliore in campo di Atalanta Pescara secondo Calcio Totale è il portiere Albano Bizzarri, 6. La media voto, che vi ricordo, comprende il mio voto, quello di Oscar, quello di Giancarlo e quello di Ivano di Sciascio, che salutiamo. Poi 5,9 per Muntari, 5,5 per Cerri e Coda, 5,6 per Bovo, 5,1 per Biraghi e Memuscei, 5 per Crescenzi e Benalì, 4,9 per Zampano, 4,2 per Verre, 5,9 per Zeman. Quindi tutte insufficienze tranne Bizzarri, che comunque si è messo in mostra con alcune parate che hanno impedito prendere altri gol. Che forse avrebbe anche meritato un po' di più, diciamo la verità. Però è altrettanto vero che da una squadra per 66 gol era per tutti lui, capito? Quindi anche se magari ne potevano essere 120... Ma infatti io posso dire una cosa, sulla partita poi alla fine i miei voti non si differenziano molto da quelli che avete messo voi. No, io la partita non l'ho vista in diretta, l'ho vista registrata. E devo dire che forse, perché sapevo già il risultato, perché ho sentito Giancarlo alla fine della partita per sapere come aveva giocato, quindi ero già un po' prevenuto. Io devo dire che oggettivamente Bizzarri, secondo me, non ha fatto una partita da 6, ha fatto una partita strepitosa. Sui gol c'era pochissimo da fare, mentre mi pare che anche sullo 0-0 ha fatto delle parate importanti, sul Papu Gomez con la mano destra, sul tiro di Toloi che l'ha alzato pure io penso che questo voto sia un po' striminzito questa volta per Bizzarri, lo dico io perché l'ho attaccato fortemente, anzi io auspicavo e continuo ad auspicare un cambio di portiere, non tanto perché ce l'abbia con Bizzarri, ma perché diciamo a questo punto del campionato preferirei avere in porta il portiere che del Pescara. Però dopo lasciamo per un attimo questo argomento, perché abbiamo in linea il collega del Corriere dello Sport, Ettore Intorcia. Abbiamo approfittato della pausa del primo tempo della partita della nazionale, che vi ricordo è terminata 1-0 con rete di De Rossi sul rigore. Ciao Ettore, ci senti? Ci siamo, buonasera a tutti. Buonasera, ciao. E grazie di essere venuto, ti saluta un giornalista che penso tu non conosca, Giancarlo Febbo. Ti ha messo a verbale che non lo conosco. E poi in studio ti salutano anche Giovanni Tondonati del centro. Ciao Ettore. E il professor Vincenzo Salini, responsabile medico della Pescara Calcio. Buonasera. Salve, buonasera. Allora Ettore, io con te volevo affrontare, perché so che non abbiamo moltissimo tempo, perché dobbiamo tornare tutti alla partita e noi alla trasmissione, questa questione molto, secondo me, grave della frattura in Lega.
Nell'editoriale ho detto che fossi stato a quel tavolo quando Galliani ha detto noi rappresentiamo l'80% dei tifosi e perciò lasciamo il tavolo, io fossi stato uno degli altri presidenti, gli avrei detto organizzati un campionato insieme alle altre 5 squadre. Vorrei sapere qual è il tuo pensiero. Ma, siamo alle solite, perché purtroppo nei palazzi del calcio si finisce sempre per litigare su una spartizione di risorse invece che lavorare sulla crescita del prodotto e sulla crescita anche delle risorse, perché tutto sommato se la torta diventa più grande le porzioni sono più abbondanti per tutti, e quindi c'è sempre stato questa forte dicotomia tra le big che hanno dalla loro comunque la forza dei numeri al botteghino, dei numeri al momento della sottoscrizione dei contratti della Pay TV, e poi si litiga sempre sui meccanismi di calcolo, su quali studi di mercato scegliere per conteggiare la preferenza di prima o seconda squadra. Insomma, sono tutti dettagli molto tecnici che ai tifosi interessano relativamente, però fanno litigare le società. Il rischio concreto è che si possa avere addirittura la Lega di Serie A commissariata e commissariata anche la Lega di Serie B. Ma se si pensa che perfino la Spagna, che diciamo a differenza dell'Italia forse ha un frazionamento ancora maggiore, è arrivata a una distribuzione più equa di queste risorse, risulta diciamo oltremodo difficile capire questa posizione delle sei squadre, soprattutto la posizione così diciamo presupponente di Galliani, tra l'altro in procinto di passare la mano eventualmente a questi cinesi, se mai esistessero davvero. Ma il problema è questo, che purtroppo si ha un approccio al mondo del calcio equiparandolo a un normale contesto di mercato, di produzione di beni. E ci si fa la concorrenza in maniera spietata. Invece bisognerebbe auspicare un campionato migliore, più equilibrato, con più competizione, perché è una forza reciproca avere un campionato più forte, e un campionato più forte, più equilibrato, si costruisce anche con una ripartizione più equa delle risorse, per mettere tutti nelle condizioni di lottare per qualcosa nell'arco dell'intera stagione. Invece poi si partoriscono delle soluzioni assurde come quella del paracadute, che ci ha regalato delle corse salvezza assolutamente ridicole negli ultimi anni. Certo, che tiene scusa in vita un campionato con quattro squadre, quelle attuali, ultime quattro del campionato di Serie A, che sono evidentemente non al livello delle altre 16. Sì, perché non c'è la spinta a costruire delle squadre facendo anche degli investimenti, perché bene o male si sa che una neopromossa se scende prende un paracadute che consente di per un anno di sopperire i maggiori costi, perché chiaramente una rosa per la Serie A costa più che una rosa per vincere la B. Chiaramente c'è un anno di tempo per provare a tornare subito in A e sfruttare il paracadute, però siamo arrivati al paradosso che quasi quasi conviene salire in A, fare un anno, scendere, prendere il paracadute e non provare a investire sulla squadra e provare a costruire qualcosa di più della salvezza. Certo. Non è un caso che negli ultimi anni almeno 2 su 3 delle retrocesse siano state sistematicamente le squadre neopromosse. Sì, direi che più che un paradosso una triste realtà. C'è Giancarlo che ti vuole fare una domanda. Ciao Ettore, volevo dire, sono d'accordissimo su quello che hai detto, non solo perché va a inquinare la lotta salvezza dalla Serie A, ma va a condizionare anche il successivo campionato di B, perché poi le retrocesse, anche se per fortuna la B ci regala sempre delle grandi sorprese, comunque le retrocesse lottano tutte per la promozione, quindi ci potrebbe essere il paradosso che una squadra comincia a fare l'altalena e non c'è spazio per le altre. Ma al di là di questa riflessione ti volevo dire una cosa: mi ha fatto abbastanza sorridere la dichiarazione del presidente dell'Empoli, sorridere in positivo, essere simpatico, quando ha detto ma che c'entra la Fiorentina con le grandi, e questo diciamo apre un discorso secondo me, che le altre grandi
tutto sommato potrebbero anche essere penalizzate dal fatto da questa spartizione, perché in un campionato serio non è possibile che una squadra vinca per 6 anni di seguito. Quindi magari le altre potrebbero fare qualcosa di più. E quindi forse quelle che stanno ai margini magari si accontentano anche loro, perché al di là della spartizione del denaro, poi a fare la differenza c'è anche il merchandising, lo stadio, eccetera, eccetera. Quindi può essere anche un alibi per queste presunte grandi che poi non vincono mai. Ma il problema è che in Italia tutte le squadre sono dipendenti strettamente da quello che riescono a portare a casa dai diritti televisivi. E bisogna anche considerare una cosa a proposito delle grandi: tra 2 anni si torna ad avere 4 squadre in Champions, ma cambierà radicalmente il meccanismo di divisione delle risorse. Questo significa che ci saranno meno soldi garantiti dalle TV e la fetta più importante sarà legata ai risultati del campo e ai risultati storici. Quindi se adesso noi sappiamo che per una delle nostre squadre la Champions vale almeno 30 milioni garantiti con la partecipazione al girone, dal 2018-2019 qualcosa può cambiare, soprattutto per quelle squadre che nell'arco degli ultimi 10 anni non hanno fatto grandi risultati in Champions. Ma al di là di tutto, poi non è solo una questione di soldi legati ai diritti TV, si gioca una partita politica, perché in questo momento c'è una Lega, un fronte in Lega che non vuole riconfermare il consigliere federale uscente, cioè Lotito, che non a caso per rientrare in Consiglio federale ha tentato il colpo in Serie B. E quindi poi, oltre a litigare sui soldi, poi spesso queste assemblee diventano, come dire, soltanto un terreno di caccia, per andare a caccia di voti, quindi solo per giocare una partita politica e non sostanziale, certo, per far crescere quel campionato. Il movimento calcistico. Giovanni Donati. Sì, Ettore, sei stato chiarissimo, hai toccato anche i due aspetti principali che interessano anche a noi qui a Pescara. Uno che riguarda quello del paracadute, cioè l'anno scorso si è verificato il vero paradosso, perché il Verona, retrocedendo, se non ricordo male, credo che abbia incassato 15 milioni in più rispetto a quanto avrebbe incassato se fosse rimasto in Serie A. La seconda cosa che ti volevo dire è quella che hai già detto tu, praticamente il calcio italiano dipende dai diritti televisivi, e questo è il problema principale, perché se in Italia non si costruiscono gli stadi, non si trovano percorsi alternativi per aumentare gli introiti, chiaramente continueranno queste liti all'infinito. Leggevo qualche giorno fa la Premier League, soltanto di diritti televisivi prenderà nel prossimo biennio o triennio qualcosa come 10 miliardi di euro all'anno. In Italia la spartizione riguarda 1 miliardo di euro, cioè la Juventus sarebbe tra le ultime in Premier, qui è la prima. Quindi secondo me il problema è molto più ampio, ma tu lo hai anche detto, lo hai ribadito, no? Cercare altre fonti di guadagno, a cominciare dagli stadi, che in Italia sono fatiscenti. Sì, perché se tu i soldi sono arrivati dagli anni 90, sì. E all'estero, soprattutto in Inghilterra, che chiaramente è un tipo di campionato più commerciale, in Inghilterra quei soldi sono stati ovviamente investiti nelle infrastrutture, anche perché è impensabile che una città come Londra possa costruire impianti pubblici per ciascuna delle grandi squadre che insistono su Londra, senza contare l'Interland tipo Watford, per intendersi. Uh-huh. Da noi questo tipo di lavoro non è stato fatto, e non è stato fatto neanche un lavoro per vendere meglio il prodotto, perché è un campionato che sui mercati esteri si riesce a piazzare a cifre più modeste per una serie di fattori, sia di qualità e di tipo di spettacolo. Poi probabilmente anche per orari, lingua della telecronaca, insomma è chiaro che il mondo anglosassone è privilegiato, però proprio culturalmente la Premier League è un campionato che ha adattato anche lo stile di gioco a uno spettacolo più televisivo, quindi alti ritmi, elevate frequenze. Poi
considerate una cosa, in Premier League non tutte le partite vanno in diretta televisiva. È vero. E questa è una cosa che per esempio sarebbe difficile da far accettare alle nostre squadre. Ettore, ti volevo chiedere, proseguendo su questo terreno, però spostandoci un po' di più sull'aspetto tecnico, che tipo di campionato può essere un campionato come quello nostro, che vede la prima in classifica, la Juventus con 73 punti, e l'ultima in classifica, il Pescara con 12 punti, con un saldo negativo di 61 punti? Può mai essere, diciamo, un campionato credibile, un campionato che ha che cifra tecnica è questa? Un campionato che perde di interesse. Una soluzione poteva essere la riduzione da 20 a 18 squadre, mantenendo lo stesso numero di retrocessioni. Ovviamente questa riforma si è arenata perché le squadre piccole della Serie A volevano scendere anche a 18, ma riducendo il numero delle retrocessioni. In realtà, per dare un senso al campionato, bisogna aumentare la percentuale di rischio per chi vuole avere come obiettivo solo la difesa della categoria. Ci sono tante soluzioni possibili, per esempio quella di indicizzare, se proprio si vuole mantenere il paracadute, però indicizzare il rimborso extra per il primo anno a una soglia minima di punti, e in modo tale che una squadra palesemente costruita per retrocedere, che non raggiunge un tot di punti, non prende il paracadute. Quindi incentivare la costruzione di rose più competitive. Però certo, se venisse abolito del tutto il paracadute, probabilmente l'approccio alla promozione sarebbe diverso, perché poi, come abbiamo sottolineato prima in qualche passaggio, si finisce con alterare poi due campionati, perché chi scende dall'A alla B poi ha almeno il primo anno uno strapotere economico notevole. Poi magari non riesce a vincere il campionato o fa molta più fatica di quello che pensava, e allora, se non riesce poi a tornare subito in A, va in sofferenza con i conti. Sì, per quello che mi riguarda lo porterei a 16, nemmeno a 18. L'ultimissima cosa, perché stanno rientrando le squadre in campo, ti volevo chiedere, tu sei una delle firme più importanti del Corriere dello Sport, stai a Roma, ti volevo chiedere, come finirà la storia tra Spalletti e la Roma, e se finirà? Cioè, secondo te Spalletti l'anno prossimo sarà ancora l'allenatore della Roma? Se lo sapessi sarei già un pezzo avanti. È uno scenario tutto da decifrare, perché non c'è solo in ballo un contratto da firmare, c'è da capire quali sono le prospettive tecniche per la prossima stagione. Evidentemente lui vuole delle garanzie, sapere se questa Roma potrà fare dei passi in avanti e quindi giocare per il titolo e ridurre la distanza con la Juve, o se dovrà comunque ridimensionarsi, dovrà adeguarsi poi a quelle sono sempre le esigenze di bilancio, quindi con un mercato che serve anche per generare plusvalenze e sistemare i conti. Grazie Ettore, ti ringrazio, perché so che stai lavorando, e quindi sono minuti preziosi. E ci vediamo tra un po', diciamo, al ritorno Pescara-Roma. Sì. Speriamo. Va bene, ciao, grazie e buon lavoro. Ciao Ettore, ciao. Ciao. Allora Giovanni, ciao, abbiamo pochi minuti, volevo ritornare un attimo sulle pagelle. Dicevamo, di Bizzarri abbiamo parlato. Troviamo invece, non a sorpresa, perché Giancarlo ha detto durante l'editoriale che ha visto in netta ripresa Muntari, troviamo Muntari piazzato al secondo posto, quasi una sufficienza, insomma 5,9 mi pare un voto importante. Tra l'altro non ha preso la sufficienza perché tu gli hai messo 5,5, caro Giovanni, noi invece gli avevamo messo 6. Ah, mi pare... No, no, avete messo anche... Sufficienza Zeman, sicuramente. Quello a prescindere. Noi lo vediamo a prescindere. però dico, però Muntari ha fatto un deciso passo in avanti. Ora, al di là di questa, ovviamente, di questo scherzo, perché le valutazioni se ne servono anche, insomma, un po' mezzo voto ci sta. Però, insomma, Muntari mi pare che stia sulla buona strada. Potrebbe essere, secondo te, un pezzo che potrebbe dare uno slancio a Pescara in queste ultime partite, oppure pensi che sia soltanto, diciamo, un risveglio rispetto al pochissimo che poteva dare prima? Ma sinceramente io non ho visto una grande partita di Muntari contro l'Atalanta.
secondo me tutti hanno deluso, eccetto Bizzarri. Non so quanto potrà dare in queste ultime giornate. Di sicuro si sta impegnando e si sta mettendo a disposizione di un allenatore che non lo aveva cercato, perché lui era arrivato su chiamata di Massimo Oddo. E si fa voler bene da tutti, su questo, sulla sua professionalità nessun dubbio. È chiaro che è arrivato dopo 9 mesi di inattività, quindi insomma. Giovanni dice questo ha ragione. È chiaro che dipende tutto dal livello di aspettativa. Non è che abbia fatto una grandissima partita montata, ma rispetto però al siccome punto uno di partenza se lo aspettava molto più pesante, eccetera eccetera, diciamo, tutto sommato ha mantenuto. Certo. Però sono stati 8-9 mesi di inattività, come diceva Giovanni, sono pesantissimi per un campionato come quello di Serie A, no? Beh, sicuramente sì, soprattutto sono pesantissimi per un atleta di quell'età, perché quell'atleta di quell'età ha più difficoltà ad entrare in forma. Effettivamente lui adesso sta molto meglio di quando è arrivato, se non ricordo male è sceso 4-5 kg, quindi insomma sta sicuramente meglio. Può solo migliorare. Allora, andiamo di nuovo. Sì, io vorrei dire, se fosse possibile, per chiudere il discorso Pagelle, che secondo me, però, quando andiamo a esaminare le prestazioni, no, non ci dovremmo concentrare solo su quelli che sono andati benino, ma soprattutto su chi è andato male. Nel caso specifico c'è il mistero Verre, perché Verre, da un punto di vista di caratteristiche, penso che sia il più zemaniano della allora rosa. Parliamo dopo la pubblicità, perché abbiamo riprendiamo da Verre. Ok. Soprattutto il secondo, ce l'ho messo. Eccoci, scusate, rientrate, ero distratto dalle voci di mercato, dalle sirene del mercato prossimo 21. Giancarlo, ti avevo interrotto sul Verre, concludi il concetto. Volevo sapere il vostro parere degli altri ospiti, perché Verre, per caratteristiche, in teoria dovrebbe essere il giocatore più zemaniano della rosa, eppure è un periodo che non riesce proprio a trovare la posizione in campo, fa degli errori abbastanza marchiani. Per essere un giocatore neppure giovanissimo, nel senso 23-24 anni, che dovrebbe essere nel pieno della maturità, allora sicuramente non incide il fatto che stia in prestito, che è già stato ceduto dalla Sampdoria, anzi, perché se no, diciamo, siccome la peggiore partita l'ha fatta a Genova contro la Sampdoria, non era un bel biglietto da visita per lui, quindi sicuramente non dipende da quello. Eccolo qui, vi arrentando delle immagini. Non so da cosa possa dipendere, e dico, con un Verre che torna ai suoi livelli, il Pescara nella parte finale del campionato può recitare un ruolo meno dimesso sicuramente. Giovanni, perché Verre secondo te sta giocando, intanto sei d'accordo tu che sta giocando molto male, e secondo te perché? Ma secondo me è un po' tutto il campionato, perché lui era partito bene giocando trequartista, no? Nelle prime partite con Caprari punta centrale, ben lì l'intuizione di Oddo che sembrava potesse dare risultati importanti, poi invece quando poi si perdono così tante partite secondo me crollano le certezze. Io credo che dal punto di vista psicologico la squadra sia a pezzi, soprattutto quelli che ci stanno dall'inizio, che ci sono dall'inizio, tra questi Verre è un po' il simbolo, no? Passato da essere il protagonista indiscusso della cavalcata dell'anno scorso con il gol decisivo che ha portato il Pescara in Serie A, la padula a parte, è diventato poi tra i più, non dico contestati, però criticati aspramente, sì. Ma può centrare non questa? Io non credo che la firma con la Samp abbia inciso sul suo rendimento, proprio lo vedo scarico, non è il Verre che conosciamo. E finora nemmeno la cura Zeman lo ha rivitalizzato, tant'è che è stato spesso sostituito anche da Zeman. Probabilmente anche un po' a livello fisico non sta attraversando un momento di brillantezza, però lo vedo proprio scarico. Professor Salini, ha avuto
particolari problemi durante il campionato verde oppure ha avuto da un punto di vista medico un andamento? Problemi medici no, io penso che all'inizio sia. All'inizio una salta di ritiro. Oggi non è andata sì. Sì, poi voglio dire, non è che possono aver influito, io penso che quello che ha influito soprattutto sulla maggioranza dei giocatori è la mancata esperienza di fare la Serie A, perché è vero, è il primo anno che fa la Serie A. E io sinceramente vedo che noto ogni anno di rispetto già l'altra volta che sono, secondo me non sono due categorie diverse, ma sono due sport diversi. La Serie A e la Serie B? Sì, per me sì. Di due, certo. Un livello tecnico diverso, un approccio diverso sì. Proprio... Secondo me che si è acuito ancora in questi ultimi anni? Secondo me sì, o forse l'altra volta avevamo una squadra più fisica, non lo so, però io vedo una differenza strutturale che ogni domenica mi lascia veramente senza parole. Ma anche con l'Udinese, l'ultima in casa? No, ma col Chievo, con tutte le squadre che comunque... La differenza di struttura fisica è incredibile. Secondo me a livello tecnico non ci sono delle grosse differenze, perché comunque i nostri giocatori penso che siano dei buoni giocatori dal punto di vista tecnico. Il problema secondo me è fisico. Dino, ti chiedo di mandarci in onda il filmato degli allenamenti di questa settimana a Città Sant'Angelo, perché, caro Giancarlo, eccoli qua. Sono tornati veramente i famosi gradoni di Zdenek Zeman. Non quelli, non i tre gradoni. Non i tre gradini, del Poggio degli Ulivi, in questo caso questo potendo vede. Ascoltare anche l'audio, adesso è un po' complicato, si sente anche il cigolio della costruzione in tubi innocenti di Città Sant'Angelo. Ecco, il web, i tifosi sia sui social, sul web si sono sbizzarriti perché ovviamente con una squadra che va male sono stati tutta la parte di Zeman come se fosse un fustigatore di costumi, falli morire, falli schiumare sangue, insomma i commenti che abbiamo visto. Ti chiedo, però volevo spostarla da un punto di vista della prospettiva, a te, non parlo da un punto di vista fisico. Il fatto che Zeman abbia questo approccio all'allenamento, cioè fa fare i gradoni, fa una preparazione concentratissima, secondo te è la spia che lui sotto sotto ci crede ancora a questa salvezza? Oppure diciamo è il suo modo di lavorare, da quello non si sposta e va al di là dei risultati? È un po' tutte e due le cose, nel senso che Zeman è tradizionalista in questo senso e infatti le sue squadre sono un po' anaffettive, come abbiamo già detto in passato, nel senso che quando cominciano a fare le stesse cose in maniera ripetitiva, e questa è la sua forza, può essere anche un limite in alcune circostanze, però tendenzialmente è una forza, e si vede anche nell'arco della stessa partita, ovviamente in condizioni diverse dal Pescara attuale, però una squadra di Zeman che sta perdendo 3-0 a mezz'ora dalla fine, non si può dire che la partita è chiusa, non è mai chiusa con una squadra vera di Zeman. Un po' è quello, un po' secondo me lui sotto sotto ci credeva, soprattutto dopo la partita di esordio, perché onestamente tutti quanti, quando abbiamo visto quella partita contro il Genoa, a meno che il Genoa non abbia giocato veramente a perdere, poi il Genoa ha dato filo da torcere ad altre squadre, quindi tutto sommato ci si poteva credere, e secondo me lui ci credeva. Il calendario è stato un po' particolare perché ci ha proposto delle squadre che teoricamente avevano meno motivazioni, pensavamo noi, però poi c'è stata quella che diceva il professore, la superiorità fisica che si è fatta sentire, tipo l'Udinese qui da noi non è che abbia fatto una grandissima partita, però prima palla alta, quello stacco imperioso di testa e nessuno di noi è riuscito a contrastare. Io penso che comunque in ogni caso lui... ci credo o non ci credo, avrebbe fatto sempre questa tipologia di preparazione, perché adesso l'obiettivo, diciamo, ridotto, ma è comunque sempre un obiettivo, è comunque quello di fare un finale in crescendo, e siccome nel finale di campionato il calendario propone le sfide interne contro Crotone e Empoli, battere almeno loro. Crotone e Palermo. Volevo sapere anche il tuo parere su questo. Questo, diciamo, lavorare in questo modo con una squadra, diciamo, che la maggior parte degli osservatori dicono sia spacciata, tradisce questa voglia invece di Zeman di crederci lui fino in fondo e trasmettere ai calciatori attraverso questo un messaggio nemmeno tanto subliminale, a dire noi ce la possiamo fare, impegniamoci, ce la possiamo fare, oppure ancora una volta è il suo modo di lavorare, rimane così? No, secondo me il suo modo di lavorare, magari quando dopo la vittoria col Genoa aveva fatto un pensierino Zeman a questa salvezza, probabilmente ci crede ancora, perché lui fino a quando non sarà matematica la retrocessione continuerà a
fare questo tipo di lavoro concentratissimo, che in fondo insomma i miracoli. Tra l'altro Zeman è quel signore in alto con la tuta rossa che prende il tempo a ogni giocatore che salta. Sì, lui era lì proprio a seguire, c'ero anch'io all'allenamento, ma oggi abbiamo sentito Bruno ha detto abbiamo 3 scontri diretti, sono 9 punti, ovviamente la situazione è critica, non vendiamo fumo e non facciamo l'Empoli illusione. C'ha 12 punti. Però, insomma, se l'Empoli continua così, ma non per meriti, certo, lo ripetiamo ancora una volta, Pescara. Del Pescara, ma l'Empoli ha fatto un punto nelle ultime 8 partite. Per demeriti altrui. Probabilmente continuerà a fare fatica perché la situazione non è bella, l'allenatore insomma è un po' in discussione. Sarebbero bastati veramente 4-5 punti in più per essere in campo fino alla fine, perché come diceva Giancarlo, 2 scontri diretti in casa con Palermo e Crotone che sicuramente non sono superiori rispetto al Pescara. La trasferta di Empoli è un vero peccato, non vorrei che diventi davvero la stagione dei rimpianti, perché se l'Empoli non dovesse superare nemmeno, certo, che ne so, quota 26, sarebbe vero, davvero clamoroso. Professor Salini, guardare i giocatori allenarsi in questo modo, appunto, un allenatore è ormai sulla soglia dei 70 anni, Zeman è arrivato a che con l'orologio in mano prende il tempo a tutte le salite, è comunque un messaggio positivo per questo sport, cioè c'è speranza che il lavoro alla fine paga sempre. Eh sì, sicuramente, anche perché Zeman, penso che la sua carriera lo testimoni, è un allenatore che ha fatto del lavoro il suo credo da sempre, quindi non che non sia bravo dal punto di vista tattico, però come detto prima il lavoro atletico è stato sempre il suo pallino e forse anche la sua forza, perché le sue squadre sono state sempre caratterizzate da una grande corsa. Va bene Dino, allora andiamo per l'ultima volta in pubblicità e poi arriviamo per l'ultimissima parte della trasmissione in cui faremo qualche domanda al professor Salini, ci toglieremo qualche curiosità sull'intera rosa, sui singoli, perché quando arrivano personaggi della società abbiamo a disposizione che agli allenatori non bisogna chiedere di cose tecniche, ma al medico il presidente ha detto potete chiedere qualunque cosa perché il dottor Salini, diciamo, è libero. Battitore libero, può rispondere. Allora, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci rientrati per l'ultima parte della trasmissione. Volevamo approfittare, ovviamente, tra virgolette, della presenza del professor Salini per fare un piccolo, professore, riepilogo, poi anche Giancarlo e Giovanni magari singoli, integreranno, sulla condizione dei singoli. Per esempio, cominciamo da Girardino. Com'è andata? Sappiamo che... Girardino, sì, è andata, l'intervento è andato tutto bene, è un intervento che... spero gli consenta di tornare in campo e di allungare la carriera. Lui aveva questo ginocchio già sofferente da qualche anno, e poi ha avuto questo trauma in iperestensione durante la seconda settimana d'allenamento e quindi prima si è tentato con una terapia di tipo conservativo e poi si è deciso di scegliere una terapia di tipo chirurgico per cercare di risolvere il problema. E quindi questo tipo di intervento secondo lei potrebbe garantire a Girardino? Ma io ho sentito il ragazzo qualche giorno fa via WhatsApp, mi diceva che la situazione era abbastanza buona, stava proseguendo il percorso riabilitativo dal dottor Gimignani, che io conosco tra l'altro, e quindi io presumo che fra un paio di settimane ricomincerà a correre se tutto va bene. Ma l'infortunio... perché poi andiamo alle domande pruriginose. Molti hanno detto, è arrivato che già stava male, perché altrimenti l'Empoli non si sarebbe privato di un attaccante che andava a rinforzare una concorrente. Ma quindi è stato un infortunio traumatico, quella iperestensione, oppure... Queste valutazioni io non le posso fare perché competono. Io è normale che se il ragazzo... rientra nello spogliatoio e riferisce che durante un trauma in iperestensione, una scivolata, ha dolore al ginocchio, che poi guarda caso, o purtroppo il dolore è sul ginocchio già sofferente, purtroppo è così, non possiamo farci nulla. Cioè in questi casi... ti devi fidare di quello che ti dice il paziente. Come accadde qualche anno fa con Sforzini, la stessa cosa, se il ragazzo ti riferisce una cosa bisogna comunque fidarsi. Certo. Giovanni. No, io volevo iniziare da coda, perché ieri si è fermato, un problema di bicipite femorale, credo, sì, un paio di settimane anche lui. Ma io si è sottoposto all'ecografia insieme a Ugo Campagnaro e
dobbiamo aspettare una decina di giorni, non ci sono grosse lesioni, però purtroppo sappiamo lui è in quella regione, ha avuto già dei traumi e quindi è più soggetto alle ricadute. Perfetto, e invece Buyback sta lavorando? Buyback per il momento sta lavorando, Buyback non si è fermato, sta bene, difatti domenica ha fatto qualche minuto, speriamo. Sta resistendo ai carichi di Zema, no, questa è una notizia, sì, ma lui non ha fatto... Lui cioè, non si è mai tirato indietro, io penso che da quello che ricordo, così a lume di naso, Buyback ha sofferto più le partite che gli allenamenti, perché in realtà... ha avuto sempre problemi quasi sempre durante le partite. Ma siccome però non ha quasi mai fatto una settimana intera di allenamenti. No, alla fine l'ha fatti. Poi è normale che lui ha subito, quando ha fatto più di una partita, ha fatto 3 partite consecutive e poi ha subito, ha patito questo risentimento a livello del flessore della coscia. Ma c'è un motivo, una causa scatenante, perché lui è molto giovane e quindi per uno che fa il calciatore a 23 anni, il fatto che abbia tutti questi infortuni muscolari potrebbe essere problematico. Beh, ci sono degli atleti che sono più predisposti, secondo me è proprio il morfotipo suo anche che predispone ad avere più frequentemente delle lesioni, ci sono dei giocatori più predisposti ad avere delle lesioni muscolari. Ma con un tipo di lavoro diverso, proprio calibrato secondo le sue caratteristiche, anche ma io penso, io da questo punto di vista forse la penso esattamente il contrario, io penso che lui debba lavorare in maniera, forse ecco, ci risiamo il fatto di Verratti, forse penso che se come io non ho notizie più certe, ho notizie soltanto da voi giornalisti, che una delle possibilità che rimanga anche l'anno prossimo, penso che è un altro di quei giocatori che potrebbe molto beneficiare del lavoro di Zeman. Comunque sì, ho letto anch'io, penso proprio sul centro, non so se l'avevi scritto tu quell'articolo Giovanni, che è appunto Buyback sarebbe intenzionato a restare anche eventualmente in Serie B con il Pescara, in questo caso appunto si potrebbe riproporre, faceva riferimento il professor Salini, al percorso di Verratti, probabilmente un po' di indolenza tra virgolette del giocatore ad allenarsi con una certa continuità. L'ha detto lui, anche lui lo ha detto, io vorrei restare qui perché ho bisogno di giocare, non mi interessa la categoria, vorrei restare, ovviamente con quell'ingaggio non se ne parla nemmeno. Certo, no, ma credo che sia un accordo tra le società, già che nel caso dovesse restare, l'ingaggio lo paga il Paris Saint-Germain, penso. No, Giancarlo, tu che dici? No, anche perché sinceramente pacco regalo ti aveva dato, quindi il Paris Saint-Germain, visti i buoni rapporti per l'affare Verratti, immagino che vorrà risarcire in potrebbe darci anche un giocatore più... No, ma anche Buyback... Cavani. Risarcire lasciandoti Buyback e pagando una parte dello stipendio. Questo penso. Ma comunque, visto che siamo in chiusura, io molto sinteticamente vado avanti per nomi. Ci sono dei misteri in questa squadra, per esempio Pepe. Sì. Che c'ha? Pepe non è un mistero, Pepe è un calciatore che già l'anno scorso, se voi guardate il ruolino dell'anno scorso, lui l'anno scorso ha fatto 12 partite, 14, è un giocatore che nel corso della sua carriera purtroppo ha subito degli infortuni importanti, non ultimo 2 o 3 anni fa è stato sottoposto a un intervento di rimozione totale del semimembranoso, se non ricordo male, semimembranoso con muscolo posteriore della coscia per delle calcificazioni. È normale che un giocatore che ha, come dire, è un giocatore che non penso che sia stato, io non lo so, però presumo che non penso che l'idea della società di prendere un giocatore come Pepe era quello di avere un giocatore che potesse fare la differenza dal punto di vista fisico, ma per l'esperienza, per lo spogliatoio, per queste cose. Quindi io penso che da Pepe non ci si aspettasse di più, è normale, poi è un ragazzo ormai che per sua scelta, per sua stessa ammissione è a fine carriera, quindi comunque anche questo è da valutare. Però dal punto di vista umano e come persona non è discutibile, no, perché è un professionista, ma anche un professionista. Professionista, sì, ma si è preso anche delle responsabilità. Io ho preso un penso di sì. Caprari è rientrato oggi? Caprari sì. Ieri. Caprari quindi ha risolto i problemi, anche perché mancano ancora, non si giocherà domenica, quindi ci sono ancora 10 giorni. 10 giorni, quindi. Io penso che ce la potrebbe fare.
Allora, siamo in conclusione, un ultimo pensiero, professor Salini, complessivamente quindi al netto di questi giocatori che diciamo non sono pochi, però diciamo di cui si sapeva la lungodegenza, mi pare di poter dire che la squadra si sta allenando abbastanza bene, anche a ritmi sostenuti con Zeman, potremmo assistere a un finale di campionato in cui almeno da questo punto di vista il Pescara potrebbe dare delle soddisfazioni dal punto di vista della corsa, dico. Sì, sì, ma noi ci aspettiamo che ci dia delle soddisfazioni non solo dal punto di vista della corsa, ma speriamo anche dal punto di vista tecnico. Sicuramente è un anno particolare, nato male, sta finendo peggio, però sono di quelle annate che bisogna, in questi casi non bisogna sfaldarsi, perché è un problema poi per tutti, tanto alla fine è così. Allora, mentre stiamo per chiudere, arriva però puntuale il gol di Ciro Immobile. L'Italia si porta sul 2-0, l'avevamo chiamato questo gol, abbiamo detto quando sì. Abbiamo visto inquadrato Ciro Immobile Pescara, Verona Pescara della prima giornata di campionato. Nella prima inquadratura avevamo in qualche modo chiamato il gol di Ciro Immobile, chissà che non sia davvero di buon auspicio anche per il povero Pescara di quest'anno, questo gol di Ciro Immobile possa in qualche modo risvegliare il sentimento, sì, ha ragione il professor Salini, no, identico. La copia esatta del gol a Verona che fece iniziare di fatto la cavalcata verso la Serie A. Speriamo che possa essere di buon auspicio, ringrazieremo Ciro anche per questo, allora se dovesse cambiare anche il campionato del Pescara, ecco l'ottimo Dino D'Angelo che ci rimanda Ciro Immobile che batte le mani ai tifosi in Piazza Salotto. Scusate se mi commuovo, ma in questo caso non è l'età, ma è proprio diciamo l'emozione legata a quel bellissimo ricordo. Grazie a Giovanni Tondodonati. Grazie a te, Oscar. Grazie a Giancarlo Febbo. Grazie a voi. E grazie al professor Salini. Prima della fine del campionato, professore, ci rivediamo per darci appuntamento al nuovo anno. Assolutamente sì. Anche a me non resta che ringraziarvi e come sempre, dopo aver salutato anche Dino D'Angelo, buona settimana e buon calcio a tutti.